viaggi e incontri, storie di nomadi e di sedentari. Alcuni viaggiano fisicamente, altri solo con la mente. Come sempre, ogni viaggio si conclude con un incontro per conoscersi, per festeggiare e per pensare a nuovi itinerari e agli incontri che verranno. Buon ascolto. Cari amici, riprendo la registrazione dei podcast dopo un lungo silenzio. Ci fu un tempo che chiamerei il tempo delle domande, il tempo della curiosità, il tempo della voglia di conoscere. Ero appena arrivato in Italia e frequentavo una scuola serale di Milano. I miei compagni di scuola erano per lo più lavoratori. Mi facevano molte domande, troppe domande sulla mia provenienza, sulla mia cultura d'origine, sul mio nome, sul motivo che mi aveva portato in Italia. Non sempre ero ben disposto verso questa curiosità che trovavo troppo spinta, troppo morbosa e forse anche spiazzante. Infatti, nella mia cultura d'origine, che era in quel periodo il più importante riferimento culturale per me, non era normale rivolgere tutte queste domande ad un estraneo. Si cerca piuttosto di lasciargli la libertà, o meglio il tempo, di condividere la propria storia se ne ha voglia, i propri vissuti, le proprie vicissitudini. In quel periodo ero assai turbato dai tanti cambiamenti che erano avvenuti nella mia vita. Fino alla mia data di partenza per l'Italia, Mbalmayo, l'ultima città dove avevo vissuto, era il mio habitat naturale. Mi piaceva la sua vivacità, mi piaceva la sua operosità, mi piaceva il suo disordine e mi piaceva persino la sua polvere. Oltre allo studio, mi dedicavo a moltissime attività culturali, sportive e di animazioni, e sinceramente venire in Europa non era assolutamente tra i miei piani. Ciò non significa che ero indifferente di fronte alla prospettiva di trasferirmi in Europa, o meglio in Italia. Ritorniamo ai nostri amici della scuola serale. Naturalmente non ho fermato quel fiume di domande e di curiosità, anche se mi capitava di rispondere con monosillabi. Sì, no, boba. Ma quando penso alla saccenteria che caratterizza la società odierna, provo un po' di nostalgia per quei tempi in cui andavo alla scuola serale. Oggi molti esibiscono con fierezza un sapere di dubbia matrice o origine. Si informano sui social o guardando semplicemente la TV e credono così di conoscere lo straniero che approda in Italia. Molti vedono negli stranieri soltanto pericolosi parassiti che mettono in pericolo il benessere del paese. Alcuni attribuiscono agli stranieri la capacità di commettere i reati più efferati e l'incapacità soprattutto di rispettare qualsiasi regola di civile convivenza. Tutto ciò avviene in un contesto in cui il dialogo ha perso tutta la sua valenza. Provo tanta nostalgia per i momenti di tortura ai quali mi hanno sottoposto i miei compagni di scuola. Per loro non ero un numero, ma un amico nuovo da conoscere. Vorrei tornare a riproporre con questo spazio, con questo podcast, un momento di confronto per raccontare storie che arricchiscono e che promuovono un vero dialogo interculturale. I contributi interculturali possono essere di diverso tipo, attraverso la musica, la scrittura, il racconto, gesti, danze e, perché no, anche la cucina. Il cibo, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, è da sempre un fattore di incontro e di conoscenza.
Continuerò dunque a raccontare attività, storie, aneddoti e curiosità che ci aiutano a liberare la nostra mente e a predisporla all'incontro. Cari amici, le storie interessanti vanno ascoltate e soprattutto condivise. Per questo motivo vi chiedo e vi chiederò sempre di condividere questo podcast con amici e conoscenze, inviandomi, se necessario, commenti e suggerimenti. Grazie.